The boom boom di oggi. Con, uh, parlano tutti, parlano tutti. Parla Rabio, parla, parla, parla Dani Alves. Parlano tutti, parliamo anche noi. Mario De Pizzo, ben ritrovato. Ciao ciao Luca, Questo, faccio fine. Sembra che non è successo nulla. Uh, Emanuele io, io can... Emanuele Tramacere calciomercato.com, anche un grande amico. Ciao Ciao, ciao ci ciao, senti, ciao, ragazzi, come sì. state? Bene, eh, intanto <ride> Kostic Rotto. Cosa rischia la Juve? Ma indisponibile questa sera, pare di sì. Proprio in dubbio anche Mitrovic per la Serbia. Brasile, Serbia la seguirà in diretta su questo canale a partire dalle ore eh, 19:50. Attaccato ci sarà il late show con un Super Mike Fusco che ha preparato una grandissima eh, eh, serata. Nottata, Mario De Pizzo promosso il Rai. Cosa rischia la Juve? Cosa, cosa, sai qualunque roba cosa rischia la Juve? Qua abbiamo anche la maglietta, andate su juventiplistore.com cosa rischia la Juve. Mario, cosa rischia la Juve con Rabio? Beh, rischia che, che qualcuno legittimamente voglia prenderlo a zero e che gli riconosca un bonus, che è una pratica non molto fair, ma che credo la sua gente voglia, voglia perseguire. E, Dovrebbero tenerlo perché, comunque, è un giocatore che sta maturando. Ormai ha una certa esperienza. Il mondiale potrebbe lanciarlo definitivamente, concludere un processo di maturazione che è durato tanto alla Juve. E poi, soprattutto, se la Juve promuove la nouvelle Vague dei giovani, ha bisogno comunque di qualche elemento di esperienza e lui sarebbe importante. Però ho paura che la Juve non riuscirà a garantire quanto prende già ora Rabiot anche negli anni a venire, soprattutto che l'ipotesi di un bonus sotto forma di, eh, sotto forma di, 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 di parcella per, per la gente, cioè la madre, cosa che tra l'altro fece anche la Juve, insomma sia molto pericolosa per noi. Beh, sei partito subito con una frase forte perché hai detto che la Juve dovrebbe tenerlo e hai dato una serie di motivazioni calcistiche. Eh, hai tenuto per un momento a margine il discorso economico, però sottolineando Mario il discorso del, del bonus, il cosiddetto premio alla firma. Abbiamo qui un esperto del settore, ovviamente, calciomercato.com si occupa di tutte queste vicende che fanno parte ormai almeno, almeno alla pari con le partite del mondo del calcio, no? Eh, trattare i giocatori vuol dire essere consapevoli di tutte queste cose. Paratici ne era molto consapevole, tant'è che l'argiva eh, però pur di assicurarsi i giocatori che voleva lui. Okay? Rabiot è stato fortemente voluto da Fabio Paratici, fortemente cercato già in precedenza. È un suo uomo, diciamo, da questo, dal punto di vista contrattuale, è sicuramente un prodotto profondo dell'era Paratici. Eh, la Juve dovrebbe tenerlo fa sicuramente discutere, tra poco farò un sondaggio. Detto questo, Emanuele ti vedo titubante sull'opinione di Mario, titubante forse su Rabiot. Ovviamente tu non ci parli dal lato del tifoso juventino, ma dal lato dell'osservatore eh, di cose calcistiche, ma anche di giornalista che sa più o meno cosa sta accadendo intorno anche alla vicenda Rabiot, Emanuele allora, spero che si senta tutto benissimo. Se no, facciamo uno switch di rete a breve. Si sente bene, perfetto. Allora, io non è che non sono convinto che questo Rabiot vada tenuto, è che non credo che si possa scindere la parte economica da quella sportiva. Ormai è per tutti i giocatori, non solo per, per Rabiot. Eh, bisogna capire nella progettualità di una squadra che va costruita per il futuro se Rabiot, un giocatore come lui, a 10 milioni di euro, può essere sensato tenerlo oppure no. E per me no, cioè per me, Rabiot pur facendo bene per questa stagione, io non le dimentico quelle passate, adesso sta facendo bene. Faccio un paragone dato che eh, allarghiamo il discorso a tanti altri giocatori che sono più o meno nella sua situazione. E Rabiot è in scadenza di contratto e sta facendo benissimo nell'ultimo anno di contratto. Mi viene in mente Perisic l'anno scorso con l'Inter, stessa identica cosa. Ha fatto benissimo nell'ultimo anno di contratto per provare a strappare un contratto monster con l'Inter, poi l'ha preso al Tottenham. Rabio mi sembra nella stessa identica situazione. Io fossi su Rabio non lo, rin lo rinnoverei mai. Mai perché non dimentico gli ultimi tre anni e mezzo che sono arrivati prima di questo. Ok, questa è la tua opinione, diciamo, in contrasto con quella di Mario. Poi ti chiedo invece concretamente cosa ti risulta da questo punto di vista. Esiste un dialogo, per esempio, tra Juve e Rabio? C'è stato prima di questo mondiale un contatto fra uh, la Juventus e la mamma Veronique e la risposta del, della mamma di Rabiot che è l'agente e Rabiot, è sempre stata la stessa che tra l'altro è stata la stessa della scorsa estate chi vuole rinnovare il contratto o chi vuole prendere Rabiot adesso deve garantirgli uno stipendio da 10 milioni di euro la Juventus a quelle cifre gli ha già detto che non arriverà mai, non certo. quindi mi sembra palese che se non abbasserà le richieste Rabiot eh. e sua madre, non si arriverà ad un rinnovo allora, voltiamo pagina, voltiamo pagina e andiamo al dopo radio emanuele tramacere ci dice chi sono <ride> i, i, i candidati. Eh sì, eh, perché, perché dove, eh, ragazzi, è... eh, io, io tra l'altro sono d'accordo, cioè, se sto anche a quanto ascoltato, io devo dire che eh, la, le posizioni sembrano non solo distanti, ma neanche così convinte di volersi avvicinare. Cioè, eh, dovrebbe... Allora, io volto pagina e ho una lista di nomi pazzesca e... Emanuele un paio di ipotesi per il dopo Rabio che è un giocatore oggi importante nella mediana della Juve allora ti dico che io invece ti sento malissimo quindi probabilmente lo switch della rete serve però detto ciò se mi senti io vado avanti e dico che Milinkovic Noi ti è, bene. Che Vai. Vai. è un problema mio e Milinkovic è il nome che la Juventus noi risultano Tutti e anche una, una base di non lo so, tu. Cambia rete, switch Detali, di rete. Però... Torniamo. Switch di rete. Mario, rimaniamo. te Hai ascoltato la posizione di sì. eh, Emanuele Lavora Calogatto.com. Tra l'altro, è anche uno dei redattori storici. Quindi non è sì, solo sì, quello sì. che lui ha in mano, ma anche quello che l'intera redazione in mano. sta dicendo. Guarda. Fabio sì. e la Juve sono già distanti a, ai, ai titoli di coda. Ecco, sì. No, 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 ma io dicevo che cioè, non è che deve essere tenuto a tutte le condizioni, intendiamoci cioè 10 no, milioni mi dispiace, di euro. No. Mi, dispiace. mi dispiace perché eh, ha, ha avuto un percorso di maturazione. Detto questo, lui parlava di Milinkovic Savic, è chiaro che parli eh, di un giocatore notevolmente eh, diverso, però... Ecco, tu dicevi che cosa fai a centrocampo? Secondo me non puoi che partire da Fagioli, Miretti, Rovella, Pogba, perché insomma eh, lo aspettiamo tutti. E Paredes deve, deve meritarsi il rinnovo del prestito, il riscatto, e, e poi bisogna gli altri, cioè mckenny mi auguro che, si, che venga venduto. Ehm, gli altri, eh, Locatelli sta facendo bene, anche lui è in un percorso di, di maturazione, mh, non è sempre continuo, non è un giocatore continuo, quindi deve, deve assicurare continuità e maturare anche da quel punto di vista. E poi ecco, il grande acquisto potrebbe essere Milinkovic, mh, eh, se ne parla da tanto, pare ci sia stato anche mh, un incontro con la gente a Torino. Uh, non lo so, um, dimmelo tu, è quello il grande colpo? Ma eh, io ti chiedo, è nella tua testa è un erede naturale di Rabiot? Ma lo è, è, un è, un è un giocatore diverso, molto più forte, eh, con uh, una posizione anche diversa in, me in mezzo al campo, no? Rabiot è... Si... E mansioni proprio, eh, certo. ma anche caratteristiche, vero? Sì. Forse un trequartista moderno o Milinkovic. Un no? assaltatore no. moderno, mi da eh. pensare, che, eh, eh, più, più, lontano, più lontano parte dall'area avversaria, meglio gioca anche nella, meglio, gioca anche nell'area avversaria, e devo dire una cosa che si, intravi, si intravedeva. Anche nei due anni, i primi due anni disastrosi alla Juve, e poi pian piano è quello che però mi pare che li, Deschamps mi pare che gli chieda le stesse identiche cose di Allegri, probabilmente anche un giocatore che tre, quattro cose le fa potenzialmente molto bene. Talmente bene a meritare, assolutamente una maglia talmente bene che comunque eh, gli allenatori mh, non vanno a chiedergli di. di di essere ecco, mi pare che non ci sia la richiesta di essere un centrocampista totale o completo, anche se questa idea del box to box, il fatto che lui copra tanto campo, ce lo fa sembrare un centrocampista completo. Secondo me non lo è. Ma anche Allegri De Champ che sono dei furbacchioni, lo sanno, e lo sfruttano in maniera eh, più specifica possibile. Emanuele, vediamo se ti sentiamo meglio. Vai ora è una prova con l'altra la, rete, dovrebbe, dovrebbe essere tutto a posto, perché io vi ho sentito benissimo sì. rispetto a prima. Perfetto, allora Emanuele, dopo la Dicevo che il nome che la sta trattando e ci risultano confermati gli incontri con Kazman è, eh, immagino che sia quello che stavate dicendo prima, ed è quello di Milinkovic Savic. È una trattativa che è avviata da tempo, perché con Kazman i rapporti sono eh, in intersecati già da tempo, non solo da, questa, da questi ultimi due o tre mesi, dove i contatti si sono eh, avvicinati. Ecco. E adesso c'è un principio di intesa, io adesso non so se direttamente anche su tutto, quindi anche sui bonus, però l'idea è se non si rinnova il contratto di Rabiot, lo stipendio di Rabiot lo si sposta su Milinkovic-Savic, quindi a monte ingaggio di fatto dovrebbe rimanere la stessa cifra, 7, 6 più bonus all'anno, su quei bonus probabilmente ci si dovrà uh, lavorare. Dall'altra parte c'è Mininko Kezman che sta parlando con la Lazio. No, dall'altra parte e... c'è Lotito, dall'altra parte c'è sì, Esatto, dall'altra parte c'è Kezman che sta parlando con la Lazio, con Lotito che non vuole ovviamente fare sconti. Io non credo che si arriverà a quei 100 milioni di euro di cui si è vociferato nell'immediato post Juventus Lazio, anzi, io sono, so, sappiamo che Kezman sta proponendo magari anche a Lotito di rinnovare quel contratto in modo tale da poter spalmare il pagamento un po' più in là eh, però con una clausola necessaria che nell'idea nell di Kesman è intorno ai 50 probabilmente io sono convinto che intorno ai 70 si arriverà a chiudere magari con una formula molto simile a quella di Vlaovic alla, eh, con la Fiorentina eh, in tanti negli ultimi giorni mi hanno detto lo Tito non fa queste cose non fa questi giochini di pagamenti dilazionati io ti dico è vero in parte perché ad esempio per Correa l'ha fatto per Correa ha fatto un prestito con obbligo di riscatto con il pagamento che è partito a febbraio dello scorso anno, e la prima tranche adesso, la seconda il prossimo anno. Quindi, di fatto, anche Lotito si è accorto che in questo momento eh, non si può andare a pretendere tutte subito da qualsiasi club, non solo da quelli italiani. Io vi tiro in ballo perché, eh, ancora sulla questione se vogliamo tecnica, <coughs> trovo magari un po' estremizzata, ma mi piace perché poi bisogna rendere i concetti senza troppa filosofia. La, la, il messaggio di Feva perché lui scrive, Rabio non ha gioco lungo, non ha gioco, gioco corto, non è particolarmente mm. dominante di testa, non è predominante, ma è continuo. Grande corsa a palla al piede, strappi continui, anche rientri. Negli ultimi anni e mezzo l'ho visto fare anche dei rientri continui, perfetto per il gioco di Allegri. Leggendo questa definizione, Rabio non ha tutto ciò che ha Milinkovic e forse anche viceversa però. Cioè, ah, cose... cioè sono due giocatori che sono, molto di... cioè, sono complementari mi verrebbe da dire quasi guarda gioco corto gioco lungo Milinkovic è bravissimo eh, anche nello stretto è un giocatore che gioca benissimo per esempio i cambi gioco sia nel farli che nel riceverli come attacco del lato debole eccetera invasione in aria per andare a fare l'attaccante aggiunto non ha grandissima corsa a palla al piede o non ce l'ha fatta vedere. Non è un giocatore di strappi, è un giocatore di presenza oltre che di qualità. Eh, insomma, sono non è strano, Emanuele. Che la Juve pensi a Milinkovic per compensare Rabiot eh, detto che la Juve potrebbe anche pensare a mettere due mezze tipo Milinkovic e Pompa, eh. e poi però in, però in mezzo mettergli uno. Che sinceramente, secondo me, deve essere un giocatore che ti dà anche equilibrio a quel punto. Perché eh, se non ma... mi dico che c'è qualcosa, devo chiedergli se il desayuno dovresti mettere o oh, cante, sì. bravo, bravo, bravo. <ride> no, L'ho buttata lì. Eh. Magari <ride> vabbè. Cante dove toglierà il prossimo anno tra macena? Eh, prima deve rimettersi in piedi per capire. Poi... quando per capire come sta, se è ancora il Cantè di due anni fa o se è quello dell'ultimo anno. E in base a se sta in piedi, io non credo che a gennaio si muoverà Cantè. Eh, in base a se sta in piedi o no, vedremo a fine stagione se potrà ambire ad un top club o si potrà, se si potrà accontentare. Scusate se lo dico, del campionato italiano, non solo della Juventus, proprio del campionato italiano. Perché secondo te c'è qualche italiana presente su Cantè? No beh, che stiano tutti osservando un giocatore in scadenza di contratto a fine stagione del livello di Kanté, ma tutte le big italiane, cioè Juve, Inter, Milan e pure la Roma stanno seguendo la situazione di Kanté. Però oggi su Kanté non c'è nessuno disposto a scommettere. Perché mm. non si sa a che livello è, se è, se è il è Macherele del Real Madrid, perché più o meno la tipologia di giocatore è quella o se è il Macherele di fine carriera, perché è stato spremuto negli ultimi due anni e mezzo Kanté e oggi è fisicamente la metà di se stesso. E se Cantè, che, che faceva del predominio fisico, la sua arma più forte è la metà di se stesso, non vale un top club. Mario, con quali occhi stai seguendo questo mondiale? Ma sono molto interessato. Devo dire che poi al TG1, avendo i diritti Rai. Diamo sì. molto spazio e soprattutto anche alla questione dei, dei, dei diritti. E ieri, per esempio, questa quest immagine della nazionale tedesca uh, di una protesta, per fortuna, eclatante che richiamava l'attenzione anche sul fatto che insomma, è clamoroso come la FIFA non permetta addirittura di usare una, um, una fascetta sul braccio per testimoniare qualcosa. Cioè, il calcio. E, e, e genera un immaginario fortissimo da, da sempre, ecco perché c'è bisogno oh, che, che, che possa essere libero, ma perché, perché, idee. perché loro lo fanno rientrare nel concetto del messaggio politico. Cioè, ah, non è un messaggio politico... dal giusto o non giusto? No, certo. Messaggio... No, 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 no. È la loro, questa è la loro tesi difensiva. Però, 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 però c'è il diritto, i diritti umani sono universali. Valicano. Ma eh, no. eh, soprattutto poi, anche se leggi lo statuto della FIFA, c'è cioè la promozione no? di, di... Comunque, a parte quello, eh, gli occhi eh, sullo sport, sull'aspetto sportivo, sono ah, assolutamente interessati a vedere i campioni che esplodono eh, un mondiale che rimescola i rapporti di forza no? vediamo, vediamo tantissime sorprese il Giappone ieri eh, c'è un po' il, la caduta degli Dave oggi aspettiamo Neymar e Cristiano, e Cristiano Ronaldo eh, no, io sono molto interessato alla, a vedere cosa farà l'Argentina nella seconda partita perché di solito si può anche perdere la prima ma alla seconda si capisce poi di che passa sei no? L'Argentina per me non ha proprio pasta. È una, bella, è una bella. squadra, ma è proprio una squadra che non ha pasta. E lo ma avrei detto, avevo detto anche, anche prima in Arabia Saudita, però vediamo, vediamo lì. Servirà trovare quel, quella con tutta quella cosa che nella storia del calcio argentino c'è: la lotta, la battaglia. Il, che la non so se questa squadra abbia, sinceramente, però vedremo. Emanuele, dicevi? Provocazione: finché ci sarà l'ombrello protettivo di Messi, questa squadra non troverà niente. Sono tutti de-responsabilizzati tutti, Non c'è nessuno che fa un movimento in più senza palla per andare a prenderla. E 9 volte su 10, la palla finisce comunque a Messi. Anche se c'è uno, c'è stata un'azione credo nel secondo tempo in cui contropiede palla che passa dallottawa e c'è il Papu Gomez solo sul secondo palo, che poteva tranquillamente se gliela appoggia il Papu Gomez col 100%, gliela dà a Messi nel traffico. Luca, perché, perché, perché messo? Gli allenatori che ruolo hanno in questo mondiale? Secondo te, chi è il migliore? Luis Enrique. E Champ? Anche. Perché Però non è il più avete citato due allenatori che saranno senza tra virgolette senza contratto o comunque liberi. Ci cioè, sono anche altri. No, perché? Vabbè, Ma perché tu... prima leggevo un. Ecco, ma no, eh, Rabbio è perfetto per il gioco di Allegri. Poi un altro diceva giustamente: il gioco di Allegri è un simbolo. Non mi ricordo chi, chi, chi l'ha scritto. So. Eh, ma cioè, magari poi... è perfetto anche per il gioco di Deschamps eh? Bisogna capire che c'è l'anno prossimo sulla banchiera IUE prima di parlare di mercato. No? Cosa farà Luis Enrique dopo questo mondiale? A prescindere di... Ecco, prima domanda, Emanuele. L'esito del mondiale determinante per alcune scelte di Luis Enrique oppure no? Non credo, credo che nella sua testa ci sia apertura a tanto. Io credo che anzi, nella sua testa prima di tutto ci sia fermarsi fino a fine stagione, cioè, se dovesse arrivare il rinnovo con la Spagna è perché l'offerta che gli farà la Spagna sarà irrinunciabile. Altrimenti si prenderà una pausa e poi a fine stagione tornerà su una panchina di un club. Tipo? Questa è l'idea, eh, poi se, se ci sarà un mondiale stratosferico e il popolo spagnolo gli, gli chiederà di restare, alla fine, anche Guardiola aveva detto che nel 2023 si sarebbe fermato, avrebbe preso una nazionale, invece, ha rinnovato per altri due anni con City, così dal nulla. Luis Enrique verrebbe a Torino, ti chiede Loc, Loc la Mora. Ma lui non ha mai chiuso un ritorno in, in Italia dopo quell'esperienza con, con la Roma, in cui secondo me arrivò troppo presto e con una proprietà che non era in grado di difendere in quel momento Luis Enrique. Quindi lui sì, tornerebbe anche in, in Italia nel nostro calcio. Però continuando con le sue idee che sono lontane da quelle che stiamo vedendo nel calcio italiano eh, oggi. È Mario il proietto. Perché... <ride> no, eh. no, perché qui a Roma lo, lo ricordano ancora come l'allenatore del, del progetto che poi è stato storpiato in R-Progetto nei bar romani poi soprattutto ricordano Bojan Kercic insomma eh, un, un modello di, di calcio coraggioso che però forse non, non era pronto per attecchire in Italia all'epoca poi è diventato un personaggio stratosferico Luis Enrique però forse eh, era, era acerbo no? per il campione italiano in quel momento No, io sottolineerei anche il discorso della proprietà, secondo me non c'era una proprietà in quel momento alla Roma in grado di difendere la scelta di mettere Luis Enrique in panchina, cioè se dovesse arrivare alla Juventus oggi, la Juventus dovrebbe mettersi in una situazione mentale, dato che ho visto dei commenti in chat passare, di difendere la scelta molto più di quanto non abbiano difeso la scelta di Sarri, ad esempio, o di Pirlo dopo. però allora eh, la domanda secondo me è ancora unica poi cambiamo argomento perché non è che ci sia Luis Enrique alla Juve nel, nel menu di oggi sì. però eh, Sarri non, diciamo così fa lì alla Juve fa lì nell'innesto sì. Juve perché poi ha vinto Scudetto fa lì nell'innesto sì. reciproco in parte per il coraggio di seguire questa proposta la Juve non ce l'ha ma poi bisogna ricordarsi che invece in parte forse la grossa parte per la non disponibilità ad di adattarsi al contesto che non è poi solo la partita, i tre punti quotidiano. Allora chiedo a Luis Enrique è, è un allenatore che invece immaginate possa capire meglio dove si trova, ecco la Juve comunque resta un mondo Bene. peculiare, ecco questo, questo, questo secondo me questo secondo me è un passaggio chiave nell'immaginare lui se rica la Juve. Questa è la risposta da, da avere prima. Ma, ehm, Sarri ha ascoltato proprio un gap culturale, ma che, non, non in senso di erudizione, proprio c'è cioè un'incompatibilità di contesto. Cioè, Lui non era adatto ai riti che la Juve ha, a, a un certo tipo di, di contegno, di, di, di silenzio, di... Di postura nelle relazioni anche di, di anche forse banalmente di, eh, di abbigliamento di tenore delle dichiarazioni di, eh, di qualità de, del dialogo e della dialettica fuori dentro lo spogliatoio lui si eppure sarri veniva insomma anche da, dall'esperienza al Chelsea, quello è paradossale cioè non, eh, però sai l'uomo non lo cambi il carattere <ride> era chiaramente definito Già, già allora non, non poteva cambiare è, è, è stato e insomma, è... E beh, mi, sembra, mi sembra più manierato di, 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 di Sarri ecco. potrebbe farcela più capace di intercettare il dove si trova Emanuele beh lo sta già facendo al di là della squadra lo sta facendo nel mondo cioè è il primo allenatore che fa streaming dai, dai mondiali in Qatar da solo cioè, lui è intelligente, è in grado di capire il posto in cui si trova nel momento storico in cui si trova. Oggi, quando era arrivata la Roma, no. Cos'è successo in Lega Calcio, Emanuele? Tu eri là. <ride> è successo di tutto e di più. Cioè doveva essere una riunione transitoria, quasi inutile, e invece nel giro di 30 minuti è scoppiato il finimondo. Scoppiato il finimondo, cioè? diciamo, per colpa di De Laurentiis. Punto sì. di partenza. Era una riunione in cui si doveva discutere, innanzitutto di un fattore fiscale importante per tutti i club di Serie A, quindi anche per, per la Juventus, e le parole di Abodi di ieri sera mi sembra che non vadano proprio in direzione di un aiuto per di... i debiti eh, nei confronti dell'Eraio esatto, quei, quei debiti che erano stati sospesi di fatto Perfetto, e... dobbiamo salutare Mario Mario eh, se... ciao ragazzi, se... grazie se... Se gli avlaovic, stasera, sì o no? me lo auguro, sì si sì, sì, lo fa il golletto, dai lo fa, lo fa con lei. 4 a 1 per l'orma potrebbe fare <ride> ciao ragazzi grazie ciao ciao, ciao Mario, ciao, Mario. Eh, no, e allora poi cosa succede allora non so questa spalmatura dei debiti eh, come come ah, alla fine ma mi pare di capire che, che è... si farà alla fine in un modo o nell'altro perché ci sono troppi interessi in ballo però verranno penalizzati i club che, che ci accederanno, che, che riusciranno ad ottenere questa dilazione, questo sconto, vedete un po' voi. In che modo? I modi sono due. O un mercato sostanzialmente bloccato o non negativo e che bloccherebbe di fatto il mercato di tutte le, le squadre italiane a meno che non arrivino soldi da fuori. E l'alternativa invece è, oltre al dilazionamento dei pagamenti, anche una multa aggiuntiva, quindi pagare di più rispetto a quello che devi allo Stato. Però detto ciò, eh, la, il motivo per cui tutti si scontrano e Inter, Juventus, Milan, Roma, Monza eh, e Fiorentina se ne vanno dopo mezz'ora senza neanche che l'assemblea sia iniziata, in realtà è per il consigliere federale, perché doveva essere eletta eh, Rebecca Corsi, la figlia del presidente dell'Empoli, sì. come consigliere, appunto, al posto di Giulini, perché Giulini non fa più parte della Lega Serie A è retrocesso in Serie B. Esatto. E. È andato giù non solo le maglie che sono arrivate a DJ Andrea, <ride> e però su quello si stanno scontrando tutti perché i top club che non hanno la maggioranza, perché sono in otto sostanzialmente, 7 più 1, il Torino non c'era, ma è schierato più o meno da quella parte, sono contro lo Tito che invece sta spingendo per uh, la candidatura di Rebecca Corsi, che è della sua fazione. Le Big sostanzialmente e nel Consiglio di Lega vorrebbero contare di più, De Laurentiis in primis, Juventus, Inter, Roma dietro di lui e in realtà al momento eh, passerà e vincerà la linea di Lotito, che continuerà ad avere più potere delle, di tutte le altre big all'interno del Consiglio federale. De Laurentiis nei primi dieci minuti fa un discorso, impazzisce, manda sostanzialmente a quel paese tutti quanti, se ne va, e lì Inter, Juventus, Roma prendono e seguono la sua via, scendono nel cortile della Lega Calcio, discutono fra di loro circa 15 minuti, e alla fine decidono che se ne vanno tutti quanti. Un bel ambiente, cioè... Ma... Eh. Per il, can per il nostro modello calcio sicuramente avere le società che contano qualcosa, che poi vogliono magari andare a farsi una superlega scontrarsi contro tutte le altre 12 che tendenzialmente hanno un bacino di tenza che è un terzo rispetto a tutte le altre, sommate eh, quelle 12, fa ben sperare per il futuro del nostro calcio. ma, eh, Ascolta Emanuele, ma qual è poi in sintesi il motivo vero attraverso il, il motivo, lo strumento, il attraverso il quale Lotito tiene sotto scacco le big, riuscendo ad avere dalla sua sempre il consenso delle squadre, diciamo, più, diciamo, non, non delle big. Cioè qual è l'elemento che consente a Lotito di avere dalla sua qua, quasi tutto il plotone delle altre? È che sostanzialmente lui considera, fa passare la Lazio non come una big e quindi come una tra virgolette, passami il termine, non so se ci sono tifosi laziali all'ascolto, non me ne vogliono. Con una piccola, e, e quindi Lotito passa come il difensore degli interessi di tutte le altre e non delle grandi piazze, che ovviamente nel momento in cui si ripartiscono i soldi, si prendono decisioni, vorrebbero contare di più sui diritti TV, soprattutto rispetto a tutte le altre. Lui, tra l'altro, è uno dei principali eh, sponsor dei fondi che dovevano entrare già qualche tempo fa nel eh, discorso diritti TV e che sono stati frenati dal fatto che le big si sono opposte Ronaldo molto vicino all'Al all'Alnasser secondo marca eh, finirà così Emanuele? Non ti credo neanche se lo vedo che smette di giocare a calcio dopo il mondiale quindi sì. di fatto sarebbe abbandonare il calcio che conta Sei scettico. C'era Arriva Bene, Agnelli, chi c'era all'Assemblea all di Lega? C'erano eh, Arriva Bene e Calvo e Calvo Va bene, E E con noi arriva Massimiliano Nerozzi Corriere. Ciao, Max. Ciao, Max. Ciao a tutti. Sei con la cravatta del Bologna, segnalano, è vero? In realtà è un amaranto. però si, sì, facciamo sì, finta per... che sia del Bologna, ma... eh, sì, Ci sta, ci sta, niente di male, eh, Ci mancherebbe. Eh, intanto um... <ride> allora, eh, Max, eh. Qual è il menu Juve reale secondo te su Brasile e Serbia? Cioè, qual è l'interesse reale di un cronista che si occupa anche di questioni di Juventus, guardando Brasile e Serbia? Come Stavlaovic, vedere come vengono utilizzati in maniera molto diversa, per esempio, i due esterni che sono un ruolo in cui noi stiamo cercando dei giocatori, ma nel Brasile giocano Danilo e Alexandro, e la Juve cerca degli esterni perché sente. Perché, perché fanno i centrali e quando giocano sugli esterni non convincono eh, vedere per esempio se ci saranno minuti per Bremer cioè qual è l'aspetto più interessante perché tutti i gioventini guarderanno questa partita se devo sceglierne uno dico Vlaovic cioè, alzati e cammina nel senso che le ultime cinque non le ha giocate con la Juve, quindi già il fatto di, di vederlo in buone condizioni atletiche sarebbe confortante per un tifoso della Juve, secondo me. E poi, come dici anche tu, è molto visto che sul Corriere, qua nelle Pace Torinesi, ci vertiamo quando è possibile a fare i pagelli dei, dei bianconeri che giocano al mondiale. Mh, come dici tu prima, è interessante comunque vedere che un bel pezzo della difesa del Brasile è bianco bianconera, insomma, potrebbe essere bianconera. Vedere Milinkovic Savic in un big match, e questo è questo il motivo per cui lo juventino seguirà questa partita, ha aggiunto un altro ingrediente, Luigi ah, parla, ma non solo lui, eh. anche cambio gioco di Pogba. Dove... Milinkovic, Milinkovic. Allora, a che punto è Milinkovic Juve Max? Sei tornato sull'argomento negli scorsi giorni o sbaglio? Eh, sì, c'è tornato un mio collega eh, io mh, ho l'impressione non so che informazione hai tu che la Juve non farà dei stravolgimenti a gennaio anzi mh, sarei meno sorpreso di uscite piuttosto che di entrate cioè per dirti subito un nome caldo McKenney, secondo me potrebbe partire a gennaio eh, anche se adesso non c'è ancora una trattativa in piedi e eh, e poi ruberemo una frase fatta agli allenatori. Penso che quest'anno cioè sarà davvero vero che i veri acquisti la Juve li fa con chi non giocava. Perché onestamente, Pogba non hai mai avuto da luglio, Vlaovic. Le ultime 5 non ha giocato, Pogba, eh, scusami, eh, Chiesa non hai mai avuto al 100%. Onestamente, le addizioni sono quelle. Io resto stesse, convinto gli che gli stessi fanno Eders e Maria. Sì, ma guarda, ti dico, sulle dinamiche di mercato, mi risulta, nelle ultime settimane, che abbiamo pesato più le prove confortanti nei collaudi Serie, cioè, che è stato che è un pezzo di campionato, Miretti e Fagioli, per quello che ti dicevo di McKenny o comunque di qualcuno che potrebbe anche partire. E... E, no, e, cosa rischia la Juve? Guarda, l'avevo letto anche prima, sotto nella tua chat. E, sì, e sì, dai, ma guarda... No ma, no, ma in realtà no, ma, vada, è pertinente perché è una notizia che ti voglio dare, che non c'entra niente sul campo, ma visto che stiamo verso la fine dell'anno e il 27 dicembre ci sarà l'assemblea degli assensi della Juve, io dico che di domani... No, no, non cos'è la Juve, però andiamo in quell'ambito lì, nel senso che domani eh. uso il condizionale perché è facoltà degli indagati, domani forse al Tribunale di Torino potrebbero esserci i primi interrogatori degli indagati dell'inchiesta delle sulle pusvalenze o comunque sulle manovre stipendi non era scontatissimo nel senso che eh, quando dopo un avviso di fine indagini un indagato può presentare memorie difensive o farsi sentire dai magistrati ecco, le ultime, le ultime notizie danno il fatto che domani o lunedì al massimo qualcuno potrebbe farsi ascoltare non penso le figure apicali ma per dirti gli allora sindaci o revisori della Juve qualcuno potrebbe farsi sentire dai PM questa è una piccola novità Senti, ma in quell'affare, in quell'intero affare che tu tra l'altro segui eh, con, con eh, come dire, sei proprio delegato, credo, a seguire direttamente la vicenda, quindi frequenti anche gli ambienti, eh, diciamo, più vicini alla Procura, eccetera, pongono ancora ai tuoi occhi un rischio serio, cioè, di, un, di una situazione che vada un po' oltre magari il semplice imbarazzo, c'è cioè un rischio serio per eh, le figure di questo management della Juventus parlo ovviamente della vicenda ancora aperta in procura a cui faceva riferimento Nerozzi poco fa Guarda, sportivamente Luca non lo so nel senso che la procura sportiva all'inizio aveva detto ma chiederemo gli atti ma da quel che mi risulta nessuno della procura della Federcalcio eh, si è fatto ancora vivo a Torino eh, per una coppia degli atti eventualmente nuovi, quindi non, non lo so, eh, non ho idea eh, dal punto di vista sportivo cosa rischia la Juve per, per rubare la battuta al nostro ascoltatore. E... L'imbarazzo, penso che secondo me, tu hai toccato il, il tasto giusto, perché in queste vicende potrebbe pesare più l'imbarazzo, comunque l'esposizione mediatica di questi mesi mh, a management. Sul discorso penale, onestamente, Luca, non, non riesco a sbilanciarmi, nel senso che le contestazioni secondo me sono serie dal punto di vista finanziario. Mm, la materia è molto tecnica, penso che in questi mesi sui giornali avrete letto tutte le contestazioni della Consob, che un po' riprendono quelle che saranno della Procura. E sai, eh, gran parte, per esempio, dell'affare De Pulse Valenze, scusami, non voglio annoiarti, ma non voglio dire cose impressive. No, 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 ti interessa. Gran parte della, della concessione sulle plusvalenze, non ti dico la manovra stipendi che è un'altra cosa, si gioca anche sui principi contabili usati dalla Juventus per eh, mettere o non mettere delle partite di debito, de, mh, sue somme eh, dei, dei giocatori, degli stipendi e sai, lì puoi incontrare un consulente che ti dice sì, Luca Mombrano, hai fatto bene a usare questi principi contabili perché la legge impone questo e puoi trovare un revisore che ti dice no, secondo me invece dovevi mettere nell'annualità 21-22 questo debito che era per il 22-23 quindi allora. su una materia molto tecnica io aspetterei perlomeno l'eventuale udienza preliminare adesso è stata chiusa l'inchiesta per non essere troppo prorisso probabilmente, mi immagino, dopo l'interrogatorio comunque qualcu per qualcuno, sicuramente le figure apicali, i pubblici ministeri chiederanno il rinvio a giudizio, dopodiché finalmente si arriva davanti a un giudice che valuterà per la prima volta queste accuse qua. Eh, allora, Guarda, io ti, occhi... ti, ti, ti do questa. Quattolino Torino da un paio di giorni gira voce che per quanto riguarda il lato Consob, che quindi non è quello, diciamo, relativo alla procura, però sono... Eh, per esempio, uno è il motivo per cui avete ascoltato due volte slittare la data del, eh, dell'assemblea azionisti. Qua gira voce che da un paio di giorni eh, Juventus e Consom abbiano trovato, credo con delle forti mediazioni, un punto di conciliazione dove la Juve avrebbe, avuto il condizionale, evidentemente riconosciuto eh, ehm, la... la, la, la la validità di una parte degli appunti mossi da, dalla Consob, dall'altro la Consob avrebbe capito il perché delle scelte di produrre a bilancio certe cose e quindi si sarebbe trovato un punto di conciliazione. Se così fosse si potrebbe parlare magari di ammende anche magari rilevanti, Parlo lato console, però questa cosa eh, potrebbe, potrebbe andare in questa direzione. Il management della Juventus eh, ovviamente eh, non è del tutto, eh, del tutto insensibile, anzi, sta vivendo comunque con eh, grande dedizione. Non voglio dire preoccupazione, ma il fastidio e la voglia di arrivare un dunque nel chiarire il fatto che non c'è malafede, che non c'è nulla di. di che vada oltre, cioè nulla di tutto invece quello che ha aggiunto il tema della Procura, perché invece la Procura ha voluto o sta provando a mettere dei carichi su questa questione, mentre la Consol, ripeto, è veramente solo e soltanto una questione di importantissimi tecnicismi, perché comunque la Juve, in quanto società quotata in borsa, ovviamente. Deve anche eh, avere attenzione su alcune cose in maniera particolare. Inutile Grazie, ripetere. Gira anche nuovamente voce. Scusa, Emanuele, vai. di un possibile delisting della Juventus nel 2023. Prego, scusami. Vai. Oh, io invece volevo chiedere a Max se, eh, come mai, perlomeno da quello che ho avuto modo di capire io, eh, le eh, rilevazioni fatte dalla Consob e quelle della Procura della Repubblica, più o meno anche sugli stessi indici, in realtà siano differenti. Cioè, cosa cambia? Perché c'è questa uh, differenza di, di richieste fatte dalle due eh, entità alla Juventus? Guarda, tra altre cose eh, cambiano anche, questo ha scritto la Juve nel comunicato che diceva Luca, per il quale è stata svitata la dei soci, cioè la Juve ottemperando la delibera della Consob, detta in sordoni la delibera della Consob, diceva tu Juve sei tenuta, per legge, a comunicare pubblicamente eh, le contestazioni che noi ti abbiamo fatto e tant'è che in questi giorni avete letto dei ehm, dati pro forma. Cioè, la Juve dice: Io penso di aver ragione, però me lo dice la Consob e quindi vi faccio vedere le cifre del bilancio che come sarebbero con le vostre contestazioni. Eh, rispondevo a te: ci sono tra, tra le cose differenze, dice la Juve di stime, valutazioni sulle cifre tra quelle fatte dalla Procura della Repubblica tra quelle fatte dalla Consob e quelle messe a bilancio della Juve, quindi una situazione molto complicata su, infatti, su invece, invece la differenza anche di contestazioni lo scrive la Consob eh, dicendo che non c'era documentazione in, 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 completa, cioè incompleta eh, per un semplice fatto perché la Consob ha fatto le contestazioni con gli atti che gli ha fornito eh, la Procura della Repubblica e la stessa ispezione, la Consob, che ha per alcuni versi dei poteri, eh, non ti dico come la magistratura, ma comunque di vedere i documenti, di consultarli di parlare con i manager. E infatti, nel, nel documento della Consob ci sono anche eh, le spiegazioni date da Paratici, che Rubini o comunque quelli che sono stati ascoltati. però non ha, per esempio, le intercettazioni telefoniche, il sequestro di documenti. Quindi, la mia idea è che. E infatti i difensori della Juve hanno chiesto un po' più di tempo per analizzarmi, è che la Procura abbia una mole di documenti molto più grande rispetto a quella su cui era ragionato la Console. Aggiungo per rispondere alla prima domanda di Luca, che invece vista con gli occhi della difesa Juve, ehm, la Juve dice anche: è vero, ci sono queste contestazioni della Procura, ma, ma l'unica volta che si è andati davanti a un giudice, e già il giudice per indagini preliminari davanti al quale la procura aveva chiesto, vi ricorderete, tre misure cautelari per Agnelli, Paratici e okay. l'Avvocato Chebagio, cioè domiciliari, e le interdittive per i manager, il giudice ha detto no. Eh, era cautelare, quindi non è che ti dice sei innocente o sei colpevole. No, no, certo. e, era era stato. E quindi Juve dice, l'unica volta che un giudice, quindi una parte terza, eh, ha dovuto decidere su questa materia... Sostanzialmente non ci ha dato torto. Questa era la, la considerazione fatta da Juve, anche comprensibile. La Procura, dall'altro lato, dice: Questo ovviamente erano domande cautelari, cioè non si parlava del merito, ma si parlava solo se c'erano gravi indizi di colpevolezza. Poi, come se ormai sappiamo tutti da 30 anni a questa parte, se c'era pericolo di inquinamento delle prove, pericolo di fuga qui ovviamente è assurdo trattandosi di, di persone che vivono qua italiani e, e radicati in una società incensurati o reiterazione del reato, il giudice ha detto che non c'erano queste ipotesi qua e quindi ha respinto in toto le domande dei magistrati, però è vero eh, hai fatto una buona osservazione, lo faceva Zara Juve, ci sono cifre diverse cioè questo secondo me mh, fa il paio con quello che dicevo prima eh, diceva anche Guca. Guca, eh, ci vuole veramente tanta cautela perché sarà un procedimento molto molto complicato essendo anche te che su delle cifre quindi eh, veramente aspetterei almeno il primo vaglio di un giudice per dare giudizi. Quel che possiamo fare è cercare di fare onestamente eh, cronaca. Eh, C'è freddezza tra Vlaovic e Allegri? Emanuele? Ma, diciamo che Vlaovic vorrebbe un gioco leggermente diverso per sé a fare l'allenatore Vlavis fa l'allenatore, no, non fa l'allenatore. però ricevere due palloni a partita è ovvio che non sia il massimo per uno che puntava. a... Anzi, che quando è stato preso c'è qualcuno che lo paragonava a Holland. E ora vede Holland qua, qua, e lui è rimasto qua. Eh, la differenza è tutta lì. Eh, voleva arrivare alla Juventus per fare il salto di qualità. E il salto di qualità, non solo non l'ha fatto con i numeri della squadra, ma ha visto in decrescita anche i suoi. Quindi è normale che non ci sia il massimo dell'emozione nel giocare come gioca la Juve in questo momento, anzi come ha giocato la Juve fino a, a prima di questa sosta. Poi eh, è un professionista e si adegua a quello che decide l'allenatore. Non credo che ci sia il, il dubbio anche soltanto che la Juventus possa uh, lasciar partire Dusan Vlaovic oggi. È un patrimonio che la Juventus deve ancora finire di pagare, figuriamoci se può pensare che il rapporto che c'è fra Allegri e Vlaovic possa condizionare la scelta sul futuro di uno dei due. Da gennaio sostanzialmente la Juve inizierà a pagare locatelli, nel senso che tecnicamente termina il periodo del prestito gratuito, chiamiamolo così, eh, di locatelli alla Juve da partenza a solo, locatelli che è parzialmente rinato o comunque mi sembra assolutamente, anche agli occhi del tifoso, le ultime uscite in particolare, assolutamente degno. Di stare eh, dentro un centrocampo anche titolare proveniente della Juve, probabilmente con una consapevolezza di un utilizzo anche da parte sua diverso, cioè che le cose che gli vengono chieste non sono quelle che lui sognava di fare, un po' come Vlaovic. Mi verrebbe da dire, però mi sembra che forse questa cosa, anche perché lui fisicamente sta un po' meglio, ha avuto tanti problemini eh, negli scorsi mesi. Eh, la cosa si intraveda. Max, io però ti giro la stessa, la stessa domanda, cioè. Vedi se senti mh, dubiti che vi possa essere freddezza e se sì, di che tipo tra Vlaovic e Allegri? Dove, per Vlaovic, intendiamo Vlaovic giocatore e entourage Vlaovic, e per Allegri, intendiamo Allegri, ma intendiamo staff tecnico, modo di giocare, eccetera, eccetera. Oppure sono, sono questioni che, che magari ci poniamo perché abbiamo capito male. Eh, alcune allusioni di Allegri quando diceva insomma non se la sente non, se, non gioca perché non se la sente che secondo me è anche legittimo ho spiegato prima il perché ma non sto a ripeterlo cioè il margine di rischio che aveva Vlaovic di una recidiva sulla pubagia giocando dopo soli due o tre giorni dai quali non senti dolore è, è infinitesimamente minore di tornare a giocare una partita ufficiale dopo 12 13 14 giorni che era il caso poi di Brasile e Serbia poi magari oggi Aureacotizzarsi e alla mezz'ora esce dal campo. La tua risposta, Vlaovic da una parte, Mondo Vlaovic da una parte, Mondo Allegri dall'altra, Max. Più che freddezza, da quel che si è capito, c'è un po' di delusione. Delusione non significa aspettarsi valori diversi, ma se ti ricordi, nella penultima conferenza stampa di Allegri, lui a un certo punto dice... Mi avevano chiesto un giudizio su un giocatore e lui dice: Io ho imparato nella mia carriera che un conto è vederlo da fuori, anche analizzarlo durante il partito: un conto ad allenarlo. Eh, Allegri ha avuto degli scarti sulle aspettative allenando Vlaovic e, mm. e lo stesso Vlaovic si aspettava di più, ma non di Allegri, ma da atteggiamento, come diceva prima Emanuele, eh, della Juve. Quindi reciproco, eh, da quel che ri mi risulta, ascoltando un po' l'entura di Vlaovic, adesso spero che lui non si illuda. Ma lui, nelle ultime settimane, soprattutto quando Chiesa si è allenato molto più con la squadra, ha spesso parlottato con Chiesa. Io non so se sia una sua illusione, sua speranza. Lui è convinto che con il progressivo di Chiesa, anche tra i titolari, comunque nella della Juve, le cose miglioreranno anche per lui. Non so se è vero, non so solo se è. Nostalgia dell'ambiente che aveva avuto all'inizio eh, nella Fiorentina, ma eh, lui è abbastanza convinto che possa migliorare la sua posizione eh, e condizione con Chiesa e anche con Di Maria. Se fai a fare i conti, lui con Chiesa non ha quasi mai giocato per forza di cose ma con Di Maria idem questo dipende, dipende molto però sul fatto suo eh, della freddezza che, insomma, che abbiamo usato prima questo termine con Allegri dipende veramente molto da questo, anche da, una, da, da quanto è pronto un giocatore insomma eh, Allegri lo conosciamo probabilmente si aspettava un giocatore che avesse più impatto, ma non impatto di gol perché Flauris comunque ha segnato, ma uno più abituato a sentire le pressioni della Juve. Vlaovic invece c'è stata un'intervista qualche settimana fa di Prandelli. Vlaovic purtroppo per lui dico purtroppo per lui nella sua crescita è uno che si, molt, si prende molto sul serio, prende le cose sul serio: che può essere anche un pregio, non sempre, e quindi sente molto questa pesantezza, questa responsabilità in qualsiasi partita che lui gioca quando giochi nella Juve. Eh, è chiaro che sarebbe molto più difficile però mh, ti dico guarda se dovessi scommettere mh, vedo, vedo, ve lo, lo vedo meglio il 2023 di Vlaovic poi appunto come dici tu vediamo oggi le sue condizioni fisiche però con l'innesto di Chiesa e di altri giocatori dovrebbe solo che migliorare lui la priorità esterni e soprattutto a destra la Juve vorrebbe comunque dare una sistemata anche a costo che sia provvisoria nella sessione di gennaio con... Pochi soldi, o comunque con un saldo di mercato che, che, che deve essere eh, zero o più. Emanuele, i nomi che stiamo leggendo sono tantissimi. I nomi che si stanno dicendo in TV, anche colleghi che sono il in mercato, iniziano a essere tanti. Se abbiamo letto una quindicina. Eh, su qualcuno, però, se un, qualcuno è più fresco, da Singo a Mele, qualcuno un po' più datato da Ultri a Karsdorp. Eh, avete percepito voi in redazione? una presenza vera, reale, concreta, superiore alla norma di quello che prende solo informazioni su uno di questi giocatori da parte della Juve? Guarda, in realtà eh, fino a un paio di settimane fa eravamo convinti che il prescelto fosse Odrio Zola perché come opportunità economiche e, e di mercato sostanzialmente poteva essere quello con un impatto minore e qualche contatto maggiore rispetto agli altri c'era stato in realtà nelle ultime settimane tutti questi nomi che, stai, che hai raccontato che stanno raccontando anche gli altri colleghi eh, sono veritieri perché siamo in una fase in cui eh, destro o sinistra, dato che c'è il Jolly De Ciglio so che eh, leggo in chat che non piace no, la è, la che... io so che ma la tua è guardata no. ma, vuoi, ma vuoi una citazione? No, allora c'è il, il Jolly De Ciglio non si so può dire no ma perché dal 10 ottobre che non c'è non c'è eh, Il rosa, il il point rosa point ce l'hai e non te ne libererai. Mettiamola così, mettiamola così no. e non te ne libererai. Quindi, Giorgi c'è. Lui può giocare a destra e a sinistra. Quindi, da un certo punto di vista, agevola anche la Juventus. Perché, nonostante la priorità sia prenderne una a destra, perché poi il colpo a sinistra probabilmente verrà fatto spendendo un po' di più la prossima estate. e Nel momento in cui dovesse arrivare la super occasione a sinistra, si sì, risposta a decidere a destra e va bene lo stesso. E Quindi eh, sono tanti i nomi, come detto, fino a un paio di settimane fa Odriosola era il nome che da noi risultava con maggior convinzione. Oggi anche forse perché si è esploso il caso Karzorp, che eh, è un'occasione al 120% eh, se, se la Roma l'ha scaricato e se riesce a liberarsi lui dalla Roma in questo momento. Può essere l'occasione giusta a gennaio. Detto che, come, come dicevate bene voi due prima, deve essere a saldo zero il mercato. Quindi qualcuno deve uscire. E qualcuno deve uscire. Il nome di meccanica ha fatto Max è il numero uno, ma ancora offerte per lui non ne sono arrivate. Quindi, da quello che ci hanno spiegato in Lega Calcio l'altro giorno, anche i prestiti. Non possono essere eh, considerati fuori da questi discorsi perché, comunque, c'è un ingaggio da pagare. O è un prestito gratuito con ingaggio completamente pagato, e in quel caso sarebbe a saldo zero. Oppure qualcuno che è in prestito a cui stai pagando l'ingaggio deve uscire. Eh, c'è poco da, da, da ragionare. Tutti i club italiani in questo momento stanno ragionando allo stesso modo. Vagliano tantissimi profili nella speranza che da qui al 31 di gennaio qualcosa si liberi senza sborso di cartellino o quasi e che qualcuno dei giocatori attualmente in rosa liberi spazio a monte ingaggio e porti qualcosa dal punto di vista dei cartellini e per farlo io credo e sono quasi del tutto convinto che questi giocatori devono andarsene fuori dall'Italia quindi devono arrivare offerte dall'estero Max, anche tu sul discorso laterale cosa hai intuito? Io ripeto, per quanto riguarda eh, eh, le notizie in nostro possesso la Juve che vorrebbe poter scegliere a destra Ok, a destra, a destra un naturale a destra. Eh, a livello trans insomma, anche magari per, per sei mesi, ma eh, l'idea del jolly scalda fino a un certo punto. Mele può essere un jolly. Singò non è un jolly. Eh, Castro non è un jolly. Oggi è Sola non è un jolly. Cambiaso, cambiaso sarebbe un jolly. Allora io a Max chiedo il, quello, nessuno conosce il Bologna. Meglio di Max De Rossi, allora chiedo che tipo di esperienza sta facendo. Avrebbe senso forzare un rientro suo senza stare a impazzire? Ned ha parlato molto di nell'ultima nell uscita pubblica, a cui a domanda sul mercato dice: cercheremo di eh, sistemare internamente questa cosa. Che non si è capito cosa intendesse dire. Qualcuno ha pensato a con ciò che abbiamo già qui, i giovani in giro, eccetera cambiato, sa giocare a tutte le parti e eh, potrebbe essere un uomo giusto. Eh, Nerozzi come, come sta facendo? Sta facendo bene, cioè è partito male, poi è migliorato, secondo me meritava anche più minuti e non penso che possa fare un'operazione del genere, anche per motivi economici. E cioè, mi stupirei se Cambiaso fosse il prescelto e, e non avrebbe molto se io gli farei... Gli farei mh, finire l'anno a bologna sostanzialmente e da la qualche che grande, sapere, Emanuele, la, grande. La, la prima scelta castro, era, era castro poi non so se si riuscirà a fare o meno però quella, quella prima era la prima opzione e, ti, ti gira invece una domanda e, leggevo prima un messaggio di un nostro sul fatto di, di smetterla di, di, di dare via quelli buoni e tenersi quelli marci, ma io faccio una domanda: ma eh, tenersi fagioli e, e miretti vorrei sapere chi non è d'accordo, visto che con tutto il bene che Kenny ha diverse qualità. Io se tutto davanti una, una buona offerta, Kenny lo ucciderei immediatamente. Tutti scesi dal Carlo McCanny eh, che devo dire, non ha Io Io, Massi, io, Luca, io, Luca, cazzo, non ci sono mai salito. Eh, no, questo lo sappiamo, mister. Insomma, lo sappiamo, lo sappiamo. Ragazzi, eh, ascolti... io volevo solamente farvi notare una cosa perché oggi c'è il calcio in campo. A quest'ora c'è l'Uruguay, 0-0. L'unica nazionale, l'unica nazionale che è in grado di. Parlare con gli dei del calcio, eh? non, non dimentichiamolo, eh? non dimentichiamolo Luca. L'Uruguay è l'unica nazionale in grado. Eh? Poi, poi subito dopo gioca il Portogallo e poi il Brasile. Stare, lascia stare, concentriamoci sul calcio. è la un garra canzio... unita alla tecnica. Prego, Emanuele. Ho letto un messaggio in chat di Singo, se è extra comunitario può, a parte il fatto che arriva dal Torino e quindi di fatto non occuperebbe a prescindere uno slot, a prescindere dal suo status cioè quelli che si muovono all'interno del campionato italiano non vanno ad occupare, a prescindere dal loro status, uno slot Suarez che sta giocando è ancora nostro in prestito questa, eh? la, la risata di Adani, Adani so, come è la risata di Adani? Perché i, mondiali, perché i mondiali mi piacciono. <ride> mi piacciono molto, Luca. <ride> Ma poi quando c'è l'Uruguay io sono felice. <ride> Ado, ho, sentito, ho sentito che hai detto Garra Ciarrua in telecronica che esatto, il mondiale esatto. è omologato. La Rai, la Rai per, un, per un momento ha chiuso, la Rai per un momento ha spento perché non sono abituati a questo linguaggio. Intanto, eh, Edo, Edo, portaci portaci qualcosa di, di una ventata d'aria fresca. Ti, tu che sei, hai sempre sponsorizzato tutti i giocatori dell'Atalanta a turno sono stati sponsorizzati per la Juve. Anche, Mele, quando... anche eh... Mele fa parte di questi? Ti pensa, quando, pensa se vinci una partita 4-0 e gli dici oltre a Mele anche 4 pere. Pensa, pensa come sarebbe bello per le battute. Quindi... Tra i allora, tra i tre accostati alla Juve, quello che mi piace di più è Singo. Parisi a che è non siamo? lo so. Emanuele, Parisi, Vabbè, Parisi può Parisi, la Juve. Parisi, la Juve c'è, così come c'è per, per Vicario, ma non per adesso. Cioè, sono due giocatori che la Juventus vorrebbe provare a bloccare, i rapporti con l'Empoli, sappiamo, sono, sono ottimi. Eh, si vuole provare ad anticipare la concorrenza, perché su Parisi c'è mezza Serie A e bloccarli magari lasciandoli in presto però per fare questi ragionamenti deve esserci disponibilità economica quindi al momento sono discorsi che fra club sono stati fatti ma eh, concretamente provare a fare qualcosa in questo mercato di gennaio anche questo tipo di operazioni è davvero difficile quindi credo che verrà rimandato il tutto a fine stagione se Parisi rimarrà libero che mondiale è, Max non ti sentiamo aspetta ti sei mutato. Prego. Il mondiale essere... dei... Mondia... Sì, fino adesso è il mondiale degli outsider e poi drammaticamente di questa moda dove, non so, la trasmissione, se tu adesso oggi dobbiamo chiudere le tre e mezza, chiudiamo le quattro e un quarto con 45 minuti di recupero. E... <ride> ed, <ride> sarà... sarà e... E sarà una moda che secondo me drammaticamente verrà importata nei campionati europei perché si copia sempre il peggio dalla FIFA. E, tra altre cose, con pessimi risultati. che L'altro giorno, sul Corriere, è stata pubblicata una statistica dove il tempo effettivo è arrivato a 55 minuti. Quindi, anche facendo recuperi di 10 minuti, non serve a niente. Secondo me, basterebbe usare alcun grano salis: cioè, ci sono partite dove il recupero lo devi fare, lo devi far rispettare, altre è assolutamente inutile perché è di 5 minuti di recupero ne giochi uno. No, ma poi dare e... 6 minuti di recupero ieri su 6 a 0 cosa serviva esatto i 14 e... dati su 6 a 1 dell'Inghilterra fanno ancora più ridere Dai. E... Eh. E, e, no, e, e invece Luca da vista tattico boh, non, fino adesso non ho visto grandi novità ti dico la verità anche se eh, mi viene più da parlare con, con emozione piuttosto che con la tecnica e dico che uno, sentendo i procuratori che sono là, qualche collega, mondiale, stadi benissimi, biglietti non cartacei, tutto quel che si ma non mi sembra un mondiale fino adesso che abbia un po' di cuore, insomma. E la seconda cosa è, è che aumenta secondo me i rimpianti dell'Italia, eh, abbiamo avuto un sacco di colleghi noi che hanno difeso a spada tratta Mancini per mesi e mesi, non vedo il Brasile del 2002, non vedo la Francia del 98, a mio avviso l'Italia si sarebbe giocata qualsiasi partita in questo mondiale. E quindi... ma non, è che, non è che siamo noi italiani che lo guardiamo da depressi, ogni tanto me lo chiedono. No? No, sì, no, ma ci sta. Eh. Cioè... No, ma, 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 ma... Ci sta. No, ci sta. Se è un po' depresso, ripeto, perché io squadra. Scusami, la Spagna. Ieri ha fatto una gran partita. La Francia è una ottima squadra, ma siccome alla fine pagherà le rotazioni corte. Senza Canté, Pogba e Benzema. Non è semplice. Però, ripeto, la miglior Italia che abbiamo visto a mio avviso, sarebbe giocata con tutti, poi magari perdevi, ma. Non vedo squadre schiacciassassi sassi in questo honestamente... L'ultima bella Italia forse l'abbiamo vista agli ottavi degli europei. No, no, da lì in no, poi... no, per carità, però non so, in queste competizioni qua, tranne i due mondiali, mi ha fatto una figura ridicola, vista l'Italia e gli europei, ci stava. Ma io ti dico, sono abbastanza depresso sul mondiale, ma non ti dico professionalmente, ma per il motivo per il quale forse ci sentimo dopo l'esclusione del mondiale. E alcune volte al Corriere vengono le cioè pari con ragazzini di 10-12 anni, cioè che allora, non hanno visto un mondiale. Per me, questo è veramente avvinente, visto che il mio mondiale è stato quello dell'82 quando avevo 10 anni, e quindi questo mi mette molta tristezza, ti dico la verità. Guarda, il mio primo mondiale nel 94. Che bello anche il mio. Beh, Lì, mi veramente. Lì, un bambino, come faceva a innamorarsi di Baggio? o di Enrico Sacchi, Monbrano si è abituato di Enrico Sacchi oh beh, dai. no, e invece no di Baggio, io stavo con Baggio nella Triba, stavo con Baggio ma Dino, che poi... Dino Dino, che poi per, Dino. Per, esempio, per esempio a me da bambino da bambino, da, bambino, da, bambino, da bambino da bambino non è che è le percezioni la partita che ovviamente mi è rimasta più impressa da bambino e me la sono portata più dietro è chiaramente Italia-Nigeria che comunque erano gli ottavi che la juve eh sì la juve l'italia la vince okay. ai supplementari e tutto eh? però non è nei quarti nella semifinale ma italia nigeria è stata una roba e poi stoico eh, che... stoico vero mario mamma mia non eh, c'era ecco il mio italiano di non è pagina <ride> <ride> no, no, non proprio adesso c'è anche sa <ride> c'è anche sa e non è il tuo, no? tuo giocatore preferito Anghissa è mio non si può giocare a calcio senza Anghissa ma no <ride> intanto Emanuele uh, uh, dicevi no, dicevo che rispetto a quegli anni lì ci sono molti meno giocatori in grado di farti innamorare del calcio molto meno, meno talento Molto meno talento spazio, ma perché, non eh. sei più, perché non sei più bambino No, no. Senso, sono bambino nel momento in no, cui però è vero, partito, eh. però non farei questo lavoro. Però Ma è perché è cambiato il calcio? Anche, eh sì, purtroppo sì. Cioè... No, non perché sono peggiorati i giocatori. Secondo non me, è perché sei abituato agli ultimi tre mesi della Juve. Quindi, mister <ride> eh, Allegri dica qualcosa. Eh, questa, questa è una cattiveria. Sto guardando i mondiali, mi sta piacendo molto. Uh, adesso bisogna vedere tra poco al galoppo partano sui mondiali di Ipica eh, no. mondiale molto, att molto atteso e infatti la sosta meno male che c'è stata ce l'ha cambiata alcune cose eh, vabbè la Juve anche a me la Juve nelle ultime sei partite non è piaciuta sono d'accordo con Nerozzi <ride> ha segnato troppi gol eh, troppi però... troppi se gli diceva la Juve dei ave primi ave tre mesi. Non hai preso neanche uno, zero gol subiti, eh? orgoglio. Senza... Senza un difensore, eh, allora, eh, cosa... <ride> perché nessuno lo ricorda mai. Eh. Allegri sarebbe orgoglioso di questo Uruguay con Caceres-Godin ancora titolari, incredibile. In Io sto vedendo dei giocatori che sono fermi al 2002, cioè 2000... <ride> Caceres-Godin la difesa del. Gimenez. Gimenez che occhio perché potrebbe essere un nuovo mercato, eh. non per gennaio ma per giugno sì e la Juventus, difensore centrale lo sta cercando in passato prima che firmasse poi con l'Atletico Madrid la Juventus c'era, la Juventus di Paratici credo intanto eh, co come ci si sente a guardare un mondiale sopra la luna caro Spalletti con questi punti di divario eh? guarda, lo guardano si guardano si guardano poi le partite come sia la stessa visuale di quando si guarda lo stadio Marassi, che si guardano sempre tutte dall'alto, anche qua. Mi sembra di guardarle così le partite, si guardano anche con più tranquillità. Scusate, ma ho avuto un attimo un rigurgito perché ho appena mangiato. <ride> Intanto, quanto corrono alcune squadre che ci mettono corse e stanno ottenendo anche soddisfazione risultati verso in parte per la radio sicuramente ah, per le No chiedo ho amico, una domanda amico. io ma no dai, una domanda dai. su ma le asiatiche perché comunque sono cresciute eh, vedendo anche queste partite rispetto a come ce le ricordavamo beh, le beh, era, 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 arrivava alle asiatiche erano le squadre materasso. Ma non è vera questa cosa ma se prendici no. ma non è, non è stato così Beh, ragazzi, però sì, quest'anno le, molto... le... Quest le vedo cresciute tutte. Scusa, estremo oriente. le vedo cresciute tutte. Sì, ma le squadre dell'estremo oriente non hanno quasi mai fatto le squadre in materasso, Un conto è il medio oriente, che è ancora un altro discorso, tant'è che lì abbiamo visto l'Iran, il Qatar, poi l'Arabia è stata veramente... pensavamo potesse fare esattamente la stessa fine. Poi lasciamo perdere che dopo la prima mezz'ora sembrava potessero essere anche 4-0 per l'Argentina. Però poi devo dire con una formula veramente coraggiosa e che ci ha trasportati un po' in campo. In quel momento diciamo mamma mia dai che ci... Wow, ci credono, si vedeva che ci credevano e sono stati premiati. Però io non, ricordo, io non ho il ricordo di un calcio dell'Estremo Oriente preso sempre a pallate dalla Corea, Giappone, eccetera. Hanno invece una discreta tradizione come squadre comunque fastidiose. E lo sono sempre state negli ultimi 6, 7, 8 mondiali, e a maggior ragione no, no, non che si è mediocrizzato verso il basso, quelle squadre lì oggi sembrano, Asiatiche... Essere, oggi sembrano essere insuperabili o comunque sia avversari però... a al livello in passato, però, bastava scusate... la giocata del campione, quelle squadre lì ce le giocavamo. Eh. La, co la Corea non calcolo neanche il 2002, perché sappiamo tutti dai. il vecchio Byron, eh, dai. Eh. no, ma al di là di quello, proprio tutto il percorso mondiale della Corea. Il Giappone però non mi è mai sembrato così che desse beh, fastidio beh, a qualcuno. Beh, beh, ha vinto. Non lo so, eh, magari comunque. No, ma dimentica. Ha, Ai tempi di mondiali. Zacheronisan ha vinto, eh, cioè, onestamente. Ha vinto la... Eh, beh, sì. No, no però, no, sì, sì, è vero, è vero. No, però le ho, le ho viste comunque molto cresciute. Devo dire la verità. Mi sembrava l'uomo chiave, uno solo, uno solo, l'uomo chiave della Juve della secondo blocco stagionale, l'uomo che può davvero cambiare della Juve, non vi permetto di citare Pogba perché ha un, una inattività troppo lunga e non sappiamo né il reale rientro che dovrebbe essere a gennaio né il reale, e poi eh, allora Pogba all'interno allora, all di noi Juventini, è un sogno, ok? Quindi lasciamolo lì. Poi quando lo vediamo in campo però un nome concreto che dici: questo è un giocatore. Caro, che però, eh. è il giocatore del girone di ritorno, chiamiamolo così, della Juve e sarà il giocatore dell'Europa League della Juve. Max. Rabio. Mm. Rabio perché se continui a giocare così, aspettandoci da Pogba qualcosa, potresti fare la differenza a centrocampo finalmente. Quindi non ti dico né Chiesa né Di Maria perché secondo me sono scontati come Pogba. Edo. Eh... Spe... Locatelli per toglierti il fastidio di dover rispondere no 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 perché vi... comunque l'ho visto in crescita sì 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 ne abbiamo fatto cenno prima Emanuele per me non ci sarà Decidio. il giocatore no, no, non ci sarà il giocatore della seconda parte di stagione in campionato e in contemporanea anche dell'Europa League per me faranno scelte diverse e quindi io ti dico Milik in Europa League e Vlaovic in campionato ci sta, roba da fantacalcio e Fagioli? visto Fagioli, da fuori? Fagioli si rientra, rientra tutti secondo me avrà sempre meno spazio Torne... adesso abbiamo raccontato di un Eventus che lancia tanti giovani ma l'ha fatto in emergenza non dimentichiamocelo ti ha stupito? Se, tu, se, tu, se tutti stanno bene, anzi se tutti stavano bene a inizio stagione Fagioli probabilmente in un'altra squadra Questo, Questo ti, ti ci metto, risulta Va bene. Ti ha stupito? Posso dire un'eresia Posso dire un'eresia Sì certo secondo, secondo me se Pogba rientra fisicamente fisicamente eh, affidabile al di là dell'aspetto tecnico e Rabio continua così secondo me dovrebbe giocare a Fagioli non a Locatelli ma Rabio resta? È sicuro. Che Perché fa giochi in queste partite. Ha fatto vedere che ha una visione di gioco che gli altri non hanno, onestamente. Cioè, soprattutto panna lunga. È l'unico giocatore. Cioè, è l'unico che riceve la palla a testa alta, ancora prima di riceverla. Poi Però, Max, per come dura. sta giocando Allegri finora, la palla no, lunga no, verticale certo, certo. non la vede mai. No, no, è vero. Il lancio che fa è apertura verso gli esterni. È vero, è vero. Eh. No, no, è vero, è vero. È, eh. E la seconda cosa. È... Due volte su due mi sembra difficile è un colpo di fortuna. Forse è l'unico centrocampista della Juve che vede sempre la porta perché ogni volta che tira prende lo specchio. Poi ha fatto due gol, però vede lo specchio chi fa gioli? Sì, eh. allora chiedi. ieri Giovanni Albanese ci ha detto: Io, sinceramente, se mi dicessero che arriva un'offerta per Rabiot a gennaio, penso che la Juve la valuti. Il giocatore per me può partire, Emanuele, tu che ne pensi? che non, che, eh, no, non vedo all'orizzonte qualcuno che possa fare un'offerta a Rabiot a 10 milioni di euro all'anno a gennaio e che possa portare qualcosa nella della Juve Ormai ok, a... arrivasse sì, la sì, Juve era era già stata, è già stata accettata quest'estate si sì, però poi è cambiato qualcosa cioè lo status di Rabiot oggi dentro la Juve la Juve non vuole fare ma, una... Luca io, non io non parlo, parlo... ho fatto inizio collegamento <ride> Per me eh. i margini per rinnovare il contratto di Rabio con la Juventus non ci sono. Non ci sono, infatti. Se non ci sono e arriva un'offerta che ti può portare un minimo di guadagno, là c'è. Se no lo perdiamo, Alison, eh. Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alessandro, Danilo, Alessandro, a fare i quarti. Là dove ci sentiamo senza uomini, i due quarti del Brasile. Atta. Che strano, il mondo, Paquetà, eh. il mondo è strano. Raffigna, Casemiro, che ha preferito... Paquetà preferito a Fred Vinicius Neymar Richarlison era invece... 4-1, 4-1, folle questo è folle perché? bella squadra bella squadra perché magari te lo puoi permettere, non lo so contro le altre due, non contro la Serbia uh, uh, la a Serbia a centrocampo ti col paccio col colpaccio? Se questa è la formazione, io mi vado a giocare qualcosina. Però, però... Io fossi il Brasile, non scherzerei troppo in quel girone. Perché Svizzera, eh, la Svizzera sopra... Svizzera serie A su quei guarda. gironi che poi ti fregano. Ne tocca Jorginho, Max, Max, ti chiedo questo, hai letto le parole di Dani Alves, no? Poi ma... Liu io devo andare tutti, chiudiamo poi eh, io ho lette e mi sembra che gli stessi concetti li abbiamo detti boh, un anno e mezzo fa, qua da te, due anni fa forse questa è una ricostruzione che si è sempre stata fatta e che un sacco di gente invece ha detto no vabbè ma lui era un pazzo, l'hanno fatto andare via, e questa è la ricostruzione che hanno fatto anche sempre i giocatori cioè Daniele è venuto è arrivato in finale di Champions League Da terza partita Juve sta solo in casa, se non vado errato lui disse alcune cose e, e un sacco di giocatori e l'allenatore ne dissero delle altre. Punto e, fine. E la famosa partita finita tipo 3 a 1. Bravo, poteva finire con 5 gol della Juve, ma anche 3 a 3. E Allegri andò ai microfoni a lamentarsi con la squadra per aver subito il gol. E noi, se, grave... ti ricordi, se ti ricordi anche Chiello, in mix zone, disse noi non siamo Real Madrid o Barcellona che vince 5-1, 5-2 4-2, ma vinciamo 1-0 secondo me lì è stato il primo passo della, de, di, un, di un tentativo di, di, di cambiare un po' le cose che è definitivamente stato sepolto da Juventus 1, Manchester United 2 ancora con Annegret in panchina ci vediamo stasera 19.50 live match Brasile-Francia Francia, Brasile, Serbia e poi l'Head Show tutto in diretta grazie Manuele Trovecele, ciao Edoardo Mecca, ciao, ciao buon grazie, lavoro a tutti, ciao. ciao, state bene, Juventus ciao, Sport, ciao. Pronto, ragazzi, ciao grazie a tutti, anche agli ospiti di Juventino a Parigi, c'è stato Frank con noi, ci sono stati tanti, tanto Edoardo Mecca, tanti Edoardo Mecca, tutti insieme sapete che lui è il numero uno, ciao. Esta sera će nam